Altro consiglio comunale, la città di Pescara oggi chiamata all'approvazione del decreto unico di programmazione. Il voto c'è stato poco fa, ce ne riferisce sull'esito in diretta la nostra Gigliola Edmondo, che vedo pronta a Palazzo di Città insieme al sindaco Carlo Masci. A te, Gigliola, a voi. Buon pomeriggio con Alberto Capo, ci troviamo proprio accanto alla sala consiliare del municipio di Pescara, sono in compagnia del sindaco Carlo Masci. I lavori si sono appena conclusi in questo momento e sono stati aggiornati a venerdì 22 novembre. La discussione sul documento unico di programmazione 2019, poiché nei prossimi giorni sarà portata all'esame invece la variazione che riguarda il 2020, ha visto un ampio dibattito già dai giorni precedenti. Anche sugli organi di informazione, soprattutto sul trasferimento degli studenti del liceo Misticoni Bellisario nei locali del centro di aggregazione Lo Spaz, cioè l'ex scuola di Villa Fabio. Però oggi, alla luce dell'approvazione con 20 voti a favore e 10 contrari del documento, ci sono delle novità. Quali sono? Ma intanto noi abbiamo approvato il documento perché era necessario un aggiornamento, perché volevamo portare l'attenzione della comunità pescherese attraverso il Consiglio Comunale, alcuni elementi nuovi che sono la richiesta dell'Università di spazi per realizzare il Politecnico, la richiesta del liceo MIBE di spazi per la scuola, perché purtroppo la scuola non ha spazi sufficienti per le attività, e poi la richiesta dei Vigili del Fuoco di un terreno per realizzare la caserma. Noi abbiamo inserito nel DUP questi elementi, nell'aggiornamento del DUP. Ovviamente la discussione è stata molto condizionata dal fatto che nei locali dell'ex scuola Villa Fabio c'è un centro di aggregazione giovanile che occupa 3 stanze rispetto a oltre 15 che sono in quell'edificio. Noi non abbiamo mai detto che il centro di aggregazione non meriti degli spazi comunali, ma certamente una scuola con oltre 15 aule non può essere utilizzata soltanto da un centro di aggregazione che ne occupa 3. La scelta è stata totalmente sbagliata, quella fatta dalla precedente amministrazione. Oltretutto il contratto dello spazio è scaduto, quindi la discussione è come trovare degli spazi per i centri di aggregazione giovanili, ma che vadano oltre gli spazi necessari per le scuole, necessari per tante attività che il Comune svolge e che svolge anche in collaborazione con delle associazioni. Il dibattito purtroppo si è in qualche modo avvitato con delle proteste anche dell'opposizione, che continua a fare opposizione alla nostra città perché non riesce a capire che si può collaborare per trovare delle soluzioni unitarie che sono necessarie, ma che oggi non vedono la luce, proprio perché c'è un'opposizione che invece di pensare agli interessi della città pensa a interessi di parte. Quindi il dibattito è stato un dibattito molto acceso, ma è il sale della democrazia. Poi c'è stato un voto e la maggioranza attuale ha votato e adesso andiamo avanti, perché noi abbiamo voluto portare queste 3 tematiche subito in Consiglio Comunale. Da oggi si comincerà un percorso che troverà ampio dibattito in città, ma che arriverà a delle soluzioni che non sono state trovate in passato e che noi pensiamo che debbano essere trovate oggi. Il MIB intanto non andrà allo Spaz, il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione nella quale chiede che invece le aule possano diventare aule l'immobile dell'ex casa di riposo di via Arapietra, ma sappiamo che è di proprietà comunale, ma avrebbe bisogno di interventi di ristrutturazione. Allora, intanto diciamo pure che le scuole superiori sono appannaggio della provincia, quindi sarebbe la provincia a dover trovare le aule per questi istituti, però noi interveniamo perché i nostri ragazzi vanno a scuola a Pescara e quindi è giusto che il Comune in qualche modo intervenga se ha degli spazi da mettere a disposizione. La ex casa di riposo di Via Arapietra, chiunque l'abbia vista può dire tranquillamente che non può essere adibita a scuola e soprattutto non può essere adibita
in quelle condizioni a scuola. Quindi la richiesta dei 5 Stelle rientra nell'ambito della protesta dell'opposizione, è molto strumentale, invece a me piacciono le cose concrete come quella che abbiamo fatto oggi, perché oggi abbiamo acquisito alla proprietà comunale 27 immobili che sono stati attribuiti al Comune di Pescara e che sono immobili sequestrati alla criminalità organizzata. Questo è un grande passo avanti, perché quelle strutture saranno utilizzate dal Comune di Pescara per attività sociali, per attività culturali, comunque per attività che riguarderanno la città. Grazie Sindaco. Grazie. Carmine, se non ci sono domande da studio, no, restituisco la linea. Intanto una precisazione, ovviamente noi sentiremo anche le voci di chi ha protestato per questa scelta del DUP e ovviamente nelle prossime edizioni anche nel speciale che andrà in onda alle ore 20:40 vi proporremo le voci di tutti, ovviamente, perché noi stiamo sentendo adesso soltanto una campana. Ma la notizia qual è, insomma, per chiudere Gigliola, e anche lo chiedo al Sindaco Carlo Masci, lo spazio rimane dov'è al momento? Lo spazio rimane dov'è, però i ragazzi che sono nel centro di aggregazione dovranno trovare un'altra sistemazione. Quelle sono 3 stanze che vengono diciamo utilizzate dai ragazzi del centro di aggregazione, ho ben capito, devono andare via comunque da lì. Diciamo che a oggi lo spazio non ha un contratto con il Comune di Pescara, perché quel contratto è scaduto. C'è un bando fatto dalla precedente amministrazione il 27 maggio, cioè il giorno che loro hanno perso le elezioni. Nello stesso giorno hanno fatto un bando per riassegnare quello spazio. Le buste non sono state aperte, non c'è stata ancora nessuna assegnazione, quindi quello è un immobile a disposizione del Comune. Il Comune lo utilizza per le necessità della collettività pescarese. Ovviamente se quei ragazzi, quel centro di aggregazione non troverà spazio nell'immobile dell'ex scuola di Villa Fabio, parteciperà ad altri bandi di immobili comunali e ovviamente potrà avere altri spazi se ci saranno le condizioni, ma non è possibile pensare che una ex scuola di oltre 15 aule venga assegnata a un centro di aggregazione che ne occupa 3, perché sarebbe un'operazione assolutamente contro la collettività pescarese. Noi dobbiamo pensare a tutta la collettività pescarese, non soltanto a un'associazione, ma a tante associazioni che ci richiedono i locali. Quindi vedremo quali saranno i prossimi sviluppi, ma il punto di partenza è vedere quali sono le necessità del Comune e della comunità pescarese. Grazie Sindaco Masci, dal municipio restituiamo la linea.